Bello, cosa succede all'Università Roma 3 che antichi manoscritti tornano a parlare? Valeria Cucchiaroni. Alcuni testi medievali sono usciti virtualmente dall'archivio segreto del Vaticano per andare nell'Università di Roma 3. Qui, grazie al codice Ratio, vengono trascritti e codificati. Il progetto di ricerca ha l'obiettivo di studiare e sperimentare nuove soluzioni informatiche per analizzare i registri del Vaticano redatti in scrittura cancelleresca, una derivazione della più antica scrittura carolina. Nell'archivio segreto Vaticano non esistono trascrizioni dei documenti, solo scannerizzazioni. Ci sono poi tecnologie per tradurre testi, ma non per i manoscritti antichi. Nell'archivio segreto sono presenti migliaia di volumi in scrittura cancelleresca. L'idea è quella di addestrare una macchina a riconoscere i caratteri che sono presenti nei vari manoscritti, nelle forme in cui sono rappresentati. Questa fase di addestramento però richiede un lavoro notevole. Non può essere richiesta un paleografo, sono pochissimi, quindi il lavoro che potrebbero fare nel tempo è veramente estremamente limitato. Questa che vediamo è una pagina di uno dei registri di Onorio III, pontefice dal 1216 al 1227. Nei registri si trova la corrispondenza del Papa con vescovi, cardinali e sovrani dell'epoca. Grazie al sistema informatico si analizzano alcuni frammenti di manoscritti. Per addestrare la macchina servono decine di pagine. Lo sanno bene i 100 studenti del liceo scientifico Keplero che hanno lavorato al progetto. Ora sto selezionando delle lettere prese da un manoscritto antico. Questo lavoro che stiamo facendo noi ragazzi aiuterà in futuro a decifrare altri manoscritti. Come ha fatto una A ce l'hanno spiegato dei paleografi e ci hanno fornito alcuni esempi. Nelle immagini che vedete evidenziate col bordo verde avete degli esempi di A. Fate attenzione che nella nostra percezione le A potrebbero essere fatte anche diversamente, ma essere fatte in modo tale che nessun copista avrebbe mai riprodotto. Grazie all'alternanza scuola-lavoro, gli alunni hanno imparato dai paleografi a riconoscere i simboli più frequenti e a loro volta hanno addestrato la macchina. Se inizialmente i ragazzi erano un po' perplessi, soprattutto nel primo impatto con la paleografia, che sembrava loro veramente incomprensibile, gradualmente si stanno appassionando perché vedono che la macchina impara effettivamente, vedono tra l'altro l'aspetto veramente gratificante per loro che sono costantemente aggiornati sui progressi della ricerca. Fino ad oggi il sistema riesce a riconoscere i caratteri più tradizionali dell'alfabeto, dovrà ancora essere messa a punto la codifica delle abbreviazioni. La possibilità di riuscire a tradurre questi testi è importante, anche perché con la traduzione gli storici poi riusciranno a ricavarne dati molto importanti che riguardano la civiltà europea. E mi sento da una parte anche onorata di riuscire a contribuire a questo progetto. Qualche difficoltà c'è perché comunque sono scritti del 1200, quindi è difficile anche distinguere alcune volte le lettere. Sentiamo veramente di contribuire alla ricerca in questi ambiti, sia della paleografia sia dell'informatica, perché è un progetto che appunto unisce queste due discipline. Il progetto di scuola-lavoro sia importante per noi giovani, soprattutto perché stiamo entrando nell'ambito dell'università anche prima del tempo. Il progetto sarà esteso anche ad altri manoscritti grazie alla collaborazione con il Trinity College di Dublino. In questo modo la tecnologia svelerà tutti i segreti racchiusi nei manoscritti medievali grazie soprattutto alla sinergia messa in campo tra le varie discipline. In questo caso ci sono umanisti e ingegneri che lavorano insieme portando ciascuno il proprio contributo per risolvere un problema estremamente interessante. Forse dal punto di vista pratico potrà sembrare non significativo, ma dal punto di vista culturale è veramente estremamente interessante.